davanti a tutto e è passato e ha messo la mano davanti al vetro, ha messo la mano sulla mia. Noi siamo da stamattina proteggendo le nostre bambine, dandoci un po' d'acqua, qualcosa da mangiare e sperando che ci facciano entrare. Che oggi è il mio compleanno, compio 40 anni e sto qua. Quando canta dà una carica incredibile ed è bravissimo. Stiamo svenendo. Moreno è bellissimo, è stupendo, un ragazzo eccezionale. Vabbè, lo dico io, perché ora è emerso ora e come rap è fortissimo. Uno è bellissimo, uno e due è bravissimo a fare rap in freestyle, ma anche il suo disco è favoloso. Ciao. Ho entrata, l'ho visto, mi ha firmato e mi ha abbracciato pure, mi sono messa pure a piangere. Dà una carica incredibile quando canta ed è stupendo. È una notte troppo belle, bellissimo. Lei sta vendendo le sciarpette di Moreno, come sta andando? Bene, benissimo. Da quante ore è qui? Dalle 8 di stamattina. È bello lui, è bello il suo carattere, è bella la sua altezza. A livello di organizzazione è stato uno schifo per la Feltrinelli, eh? È una vergogna, perché non si fa così, ragazzi sotto al sole che vengono a vedere sto ragazzino con tutto l'entusiasmo e stanno schiattando chi sviene, non ci sta una copertura, non ci sta niente. Siamo da 3-4 ore, parecchio, sotto a questo sole, è pesante. Forza Moreno! Sono stata a Verona, The One Direction, da Bologna, da Justin Bieber. E Andreatti 100 volte, bellissima, un'emozione bellissima che mi portò dentro. Bella, veramente, un'emozione indescrivibile. A Bologna da Justin Bieber e a Verona da One Direction. Clementino non vi piace? No, non è il nostro genere. Clementini spacca e vedrì. Ti amo Moreno.